Dottoressa Antelmi, perché avete deciso di sviluppare una terapia digitale per l'insonnia cronica? Beh, in realtà l'insonnia cronica è uno dei disturbi più prevalenti nella popolazione generale. C'è una prevalenza del 10% in America che sfiora il 30% in Italia. L'insonnia cronica è un disturbo importante perché ha delle implicazioni non soltanto nella quotidianità del paziente, quindi con un impatto importante sulla qualità di vita del paziente, ma anche delle implicazioni in cronico, perché i cattivi dormitori sono anche dei soggetti che saranno più propensi a sviluppare delle patologie internistiche, ma anche delle patologie neurodegenerative, proprio perché il sonno è fondamentale per ripulire appunto il nostro cervello, il liquor cerebro spinale, da quelle sostanze tossiche che si sono accumulate durante il giorno. Quindi è necessario appunto prendere in carico i pazienti con insonnia. Tuttavia, attualmente in Italia non c'è ancora una presa in carico di questi pazienti, proprio perché il trattamento di prima linea è la terapia cognitivo-comportamentale. E tuttavia, nonostante questo, in Italia non abbiamo ancora la possibilità di somministrare questo tipo di trattamento, proprio perché la terapia cognitivo-comportamentale vis-à-vis è disponibile soltanto in pochissimi centri e pochi sono gli esperti formati per somministrare questo tipo di terapia. Di qui appunto la necessità di sviluppare un approccio invece virtuale, digitale, che possa raggiungere un maggior numero di pazienti. E in che cosa consisterà nello specifico questo Digital Therapeutics? Allora, la terapia digitale per l'insonnia sarà fondamentalmente un dispositivo medico vero e proprio, quindi appunto somministrabile tramite prescrizione medica e anche eventualmente appunto con rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale. E tuttavia in questo caso il principio attivo appunto del trattamento sarà rappresentato da un software e quindi fondamentalmente cosa significa? Che la terapia cognitivo-comportamentale non sarà somministrata vis-à-vis, quindi attraverso un rapporto tra appunto il paziente e lo psicologo, in questo caso formato appunto DOC, ma sarà appunto somministrata attraverso questo dispositivo digitale, questo software che rappresenterà il principio attivo, il principio terapeutico appunto di questo dispositivo digitale. Quindi fondamentalmente il paziente avrà un software che potrà essere utilizzato, attraverso cui sarà somministrata la terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia attraverso delle sedute, che tipicamente sono 7 sedute, quindi avrà 7 sessioni appunto virtuali di terapia cognitivo-comportamentale e poi appunto ovviamente il tutto sarà monitorato attraverso degli incontri, in questo caso con il medico, quindi con l'esperto di medicina del sonno, attraverso piattaforme di telemedicina, quindi anche qui attraverso piattaforme virtuali. Quindi il tutto potrà essere fatto anche a distanza ed è questo il vantaggio appunto di questo tipo di dispositivo. Che sta partecipando allo sviluppo di questo progetto? Lei è a capo del progetto, ma chi sono gli altri attori coinvolti? Certo, io appunto insieme a diverse altre figure ovviamente esperte nel settore, quindi abbiamo il dottor Giuseppe Recchia, che è appunto un esperto di terapia digitale in Italia, uno dei massimi esperti, anzi che sta promuovendo la terapia digitale in Italia. Poi abbiamo un ingegnere che svilupperà, appunto si preoccuperà dello sviluppo del software, l'ingegner Di Mauro di Milano, e poi avremo ovviamente nel team anche la maggiore esperta, una delle maggiori esperte in Italia, ma direi appunto a livello internazionale, di terapia digitale appunto per il trattamento di terapia cognitivo-comportamentale per il trattamento dell'insonnia, che è la professoressa Palagini, che è appunto professoressa all'Università di Ferrara, e poi io che sono un esperto in medicina del sonno, appunto. E a che punto siete con lo sviluppo di questa terapia? Allora, per adesso ci stiamo occupando di realizzare il software vero e proprio, quindi c'è tutto un processo di ricerca in cui ovviamente per poter sviluppare poi appunto questo software prototipale ideale. Quindi stiamo facendo tutta una ricerca della letteratura sui software già presenti, non soltanto sulla terapia cognitivo-comportamentale in generale, ma sui software già presenti al mondo. Ce ne sono due principalmente, che tuttavia non sono stati autorizzati in Italia. Quindi uno è lo Sleepio, che viene utilizzato in UK, e l'altro è il Somryst, che viene utilizzato sia in America che in UK, dietro prescrizione medica. Quindi vedremo le potenzialità, diciamo i migliori
prenderemo gli aspetti migliori di questi software già presenti e li utilizzeremo per sviluppare un software che sarà ovviamente cucito sul paziente italiano. Quindi ovviamente appunto ci aspettiamo un software che sia implementato rispetto a quelli già presenti attualmente al mondo e che però ovviamente non sono commercializzati ancora in Italia. Essendo una terapia digitale, dovrà essere studiata all'interno di una sperimentazione clinica. Avete già pensato quanti pazienti arruolerete, come verrà condotto questo studio Certo, clinico? come dicevo, noi siamo ancora nella fase appunto di ideazione del software, di produzione del software prototipale. Dopodiché, quindi questa fase durerà circa 5-6 mesi. Dopodiché inizierà la fase dello studio clinico pilota, in cui qui appunto a Verona selezioneremo una cinquantina di pazienti con insonnia cronica e che saranno appunto sottoposti allo studio pilota, che sarà uno studio ovviamente randomizzato e controllato. E dopo lo studio pilota, appunto, ovviamente ci sarà poi la fase necessaria per commercializzare il prodotto, quindi per metterlo appunto perché sia disponibile e prescrivibile dai medici di base, quindi sarà necessario che il prodotto venga in qualche modo accolto dagli enti regolatori, quindi dall'AIFA o appunto dalla Commissione europea. Per far questo ci sarà uno studio appunto randomizzato, controllato, ancora più ampio e appunto su scala nazionale ovviamente. Quali risultati vi attendete? Allora, come dicevo, il trattamento di prima linea per l'insonnia cronica è la terapia cognitivo-comportamentale. Trattamento di prima linea che ha un'efficacia nel rapporto vis-à-vis del 70-80%, quindi un'efficacia altissima, rispetto invece alla terapia medica, che è quella attualmente utilizzata, che è un'efficacia bassissima anche perché poi si crea un circolo vizioso per cui il paziente non soltanto non risponde più al farmaco, ma anzi ne diventa dipendente, perché è un circolo vizioso che è davvero pericoloso. Invece la terapia cognitivo-comportamentale vis-à-vis, che è quella attualmente disponibile, come dicevo, solo per pochi, ha un'efficacia altissima, l'80%. Diversi studi in America hanno dimostrato che la terapia virtuale ha un'efficacia che è sovrapponibile a quella vis-à-vis, per cui io mi aspetto che questo trattamento sia realmente efficace e che abbia un'efficacia che sfiori, almeno rispetto appunto a dati della letteratura, perché finora abbiamo solo quelli, che sfiori l'80%. Quindi mi aspetto una buona, una ottima efficacia del trattamento.